crediamo che questa strategia di soppressione della Guardia Medica sia molto pericolosa per quanto riguarda non solo la tutela del servizio sanitario pubblico, ma anche quella, diciamo, dell'assistenza al cittadino nelle ore notturne. Sovraccarico del 118, sovraccarico dei pronto soccorsi, infatti chiediamo a Michele Emiliano, presidente della Giunta regionale di Puglia, di farsi, diciamo, da portavoce all'interno della conferenza Stato-Regioni per riaprire la discussione e poi attraverso i canali istituzionali, con interpellanze parlamentari che già sono avvenute, di aprire anche qui in Parlamento quello che, insomma, è utile che venga fatto, cioè mantenere la Guardia Medica, garantire il servizio pubblico, perché il grosso rischio è che poi si vada verso un privato e quindi che più povero poi è costretto a subire le conseguenze, che più ricco se la cava con le assicurazioni, con un sistema di convenzione di altro tipo. Con tutti i problemi che proprio a Bari il 118 ha. Il 118 non solo a Bari, in tutte le aree, diciamo, pugliesi, immaginate nella Bassa Mugge, immaginate nell'Irpinia o nel Foggiano, dove, insomma, ci sono d'inverno, cosa può accadere. Quindi il 118 è un servizio importante, deve essere rafforzato, avere medici sempre più qualificati ed essere in sintonia con un sistema di intervento, visto che chiudiamo gli ospedali e i pronto soccorsi e dobbiamo migliorare i servizi del territorio, quindi l'aiuto a domicilio del paziente. Delle 27 milioni di ore che i medici di Guardia Medica assicurano nell'assistere la cittadinanza, il 75% verrà tagliato e questo sarà da nord a sud. Ed è una cosa che noi non possiamo accettare, perché rischiamo di lasciare scoperta una fascia di popolazione molto fragile, e mi riferisco soprattutto ai pazienti anziani che di notte non hanno punti di riferimento, con la sola scelta, se si sentono male, di dover andare al pronto soccorso, con già tutto quello che succede nei pronto soccorso, che sono intasatissimi, e di sovraccaricare un servizio di emergenza urgenza che è il 118, che non in tutte le regioni viene erogato in maniera omogenea, perché non sappiamo quanti medici abbiamo, non sappiamo il loro carico di lavoro, non sappiamo quanto di questo servizio è esternalizzato e dato in appalto a cooperative, società di servizi oppure associazioni di volontariato. Rischiamo assolutamente di creare il caos. Come si fa a garantire la continuità assistenziale in questo mondo? Ci sono alternative? Ma alternative al momento io non ne vedo, se non di lasciare la situazione così com'è, che per quanto perfettibile, comunque è un servizio che funziona H24. Di giorno abbiamo i medici di famiglia che sono tra di loro in gruppo, in rete, assicurano l'apertura degli studi per 8 ore al giorno. Di notte abbiamo la guardia medica che parte dalle 20 di sera alle 8 di mattina. Quindi ad oggi il servizio funziona, non si capisce perché si vuole smontare un servizio che funziona, che tra l'altro ai contribuenti costa pochissimo, parliamo di 10 euro l'anno per cittadino contribuente. Se noi andassimo a tagliare il 75% di monteore non è che risparmieremmo granché, quindi per andare poi a ribaltare tutto su servizi molto più costosi che sono i pronti soccorsi e il 118. Da una parte si tagliano posti letto e quindi si crea il sovraffollamento nei pronti soccorsi, dall'altra parte si depotenzia il territorio. È una riforma un pochino schizofrenica, a meno che poi gli intenti non siano altri, quelli di privatizzare anche il servizio delle cure primarie.